Il Pineto non si ferma più, settima vittoria nelle ultime 8 partite, 4-0 al Fadini al Giulianova nel derby di giornata, troppe le assenze per il tecnico stellone per contrastare l'11 di Amaulo. Attimi di spavento nella ripresa quando Della Quercia si accascia al suolo, problemi alla testa, viene trasportato in ospedale, l'attacco ha dato esito negativo, solo una commozione cerebrale, resterà in ospedale in osservazione. Debutto di Fratangelo nel Pineto, ma il Giulianova a farsi pericoloso dopo 3 minuti, cross di Federico Del Grosso dalla destra, colpo di testa di Di Paolo, palla alta non di molto. Il vantaggio ospite arriva al settimo ed è un'azione che farà discutere. Fratangelo va via sulla sinistra, si alza la bandierina dell'assistente, ma il direttore di gara Villa di Rimini fa continuare. L'ex Teramo fulmina Shiba e porta in vantaggio i suoi. Il direttore di gara ha valutato il tocco del giocatore del Giulianova che ha rimesso in gioco Fratangelo, ma nella dopo partita il tecnico stellone non è d'accordo. Il primo gol era fuori gioco perché, come tu sai, non è stato un passaggio indietro di un mio giocatore, è stato al momento in cui loro hanno fatto la giocata, il mio giocatore ha provato a intercettarla e l'ha colpita, quindi il fuori gioco va in ogni caso fischiato in ogni caso, non è un passaggio, ripeto, è un intercettare, quindi... Partita subito in discesa per il Pineto, in salita per il Giulianova, al 24esimo l'ex Teramo, Amadio, slalom e cross basso, Tomassini arriva con un attimo di ritardo. 28esimo, punizione da lontano di Federico Del Grosso, parabola strana, Fargione si salva in corner. Il raddoppio del Pineto arriva al 44esimo, lancio di 50 metri di Mazzei, Ciarcelluti controlla e di destro trova l'angolino basso. Difesa di casa non esente da colpe. Ripresa, il Giulianova ci mette cuore, grinta, passione, ma il Pineto di oggi è troppo forte per i giallorossi. Al 18esimo arriva il tris, gran sinistro da lontano di Ciarcelluti. La palla termina all'angolino, imparabile per il numero 1 Shiba. Il quarto gol al 33esimo, appena entrato Massa all'interno dell'area di rigore, di testa firma il 4-0 finale. Non c'è altro da raccontare, parola nel dopogara al presidente Bartolini e ai due tecnici. Abbiamo subito la sconfitta più pesante da quando sono il presidente del Giulianova. Avevamo tantissime assenze, 5 titolari, e un giocatore è andato via in settimana che era Frulla, e quindi insomma, abbiamo affrontato una delle squadre più in forma del campionato che è il Pineto, e quindi purtroppo... Oggi abbiamo subito forse anche più del dovuto. Amaulo, partita subito in discesa dopo il gol in apertura, interpretata direi benissimo. Sì, avevo chiesto ai ragazzi una partenza subito sprint e l'abbiamo fatta, siamo stati aggressivi e dovevamo interpretarla in un certo modo su un campo di questo tipo con una squadra in salute che non ti fa giocare, ti aggredisce e noi dovevamo stare attenti a non prendere delle ripartenze e far male in fase offensiva. Secondo me abbiamo interpretato bene la gara e abbiamo fatto questo, quello che occorreva. Adesso può sembrare tutto facile, un 4-0, ma forse il gol iniziale ci ha vantaggiato un po', però la squadra ha tenuto il campo con ottime geometrie, ha interpretato la partita come volevo, e giocando un po' in quelle zone di campo dove si poteva far male, infatti abbiamo fatto male proprio in quelle zone di campo. Soprattutto controllando il ritmo con la qualità del vostro centrocampo. Sì, ma il centrocampo nostro, avevo detto anche in precedenza che c'era Fortunato, secondo me è uno dei più forti del girone. Il Pineto di oggi contro il Giulianova di oggi, le condizioni dei gol, perché secondo me 3 gol su 4 sono stati da paperissima, mi permetto di dire, perché solo il terzo gol di Ciarcelluti mi è sembrato un gol vero, gli altri sono stati proprio regalati. È chiaro che in queste condizioni è un attimo difficile, però è un motivo in più per capire quanto di buono hanno fatto i miei ragazzi in questo mese, perché se abbiamo fatto un mese così importante lo avevamo fatto sempre in questo stato di emergenza, e quindi complimenti ai miei ragazzi per quello che hanno fatto.